Ave legionari, l'assedio di Siracusa. L'assedio di Siracusa è un momento molto importante della Seconda Guerra Punica, è molto interessante, è un assedio a volte molto feroce, ci sono tante dinamiche in mezzo, ma ci sono anche tante dinamiche politiche molto complesse che veramente sono un groviglio piuttosto anche diciamo interessante da scoprire perché ci sono tanti attori in gioco. In questo video vedremo l'assedio di Siracusa, parleremo anche della morte di Archimede che si verifica durante la presa di Siracusa da parte dei Romani. Quindi con molto piacere facciamo luce su questo momento della storia romana. Vi invito nel frattempo a iscrivervi al canale Instagram del Bar perché abbiamo dei grandi e valenti collaboratori, volontari che stanno scegliendo immagini molto belle della romanità che ve le propongono ogni giorno. Ci sono migliaia di iscritti, quindi vi ringrazio. Continuate a iscrivervi al canale Instagram e adesso veramente andiamo con molto piacere a spiegare l'assedio di Siracusa e tutto quello che c'è attorno a questo momento molto importante e delicato nell'ambito della Seconda Guerra Punica. Per capire l'assedio di Siracusa dobbiamo fare innanzitutto un contesto abbastanza ampio. Siamo nel bel mezzo della Seconda Guerra Punica, con Annibale in Italia, è una guerra totale che coinvolge tutto il mondo antico. Siracusa è una città molto importante, è una città grande, meravigliosa, che gareggia con Cartagine per grandezza, quindi è una delle principali città del Mediterraneo e ha una posizione geopolitica di primaria importanza. Quindi avere l'alleanza di Siracusa è fondamentale per Roma e per Cartagine. Siracusa in una prima fase è alleata di Roma, soprattutto grazie al tiranno di Siracusa, Gerone II, il quale stringe dei rapporti con i Romani molto stabili, molto duraturi, si rivela molto fedele ai Romani nonostante le proposte dei cartaginesi di passare dalla loro parte e quindi è un punto di riferimento e un alleato sicuro. Quando però Gerone II muore, gli succede suo nipote Geronimo. Geronimo ha solamente 15 anni, quindi è molto influenzabile. In particolare lui aveva una visione diversa, voleva una Siracusa più forte, più indipendente dai Romani. Non voleva questa alleanza in cui i Romani erano ovviamente la parte forte. Quindi con questo ragazzo c'è un cambio di politica estera da parte di Siracusa. Questo ragazzo però da una congiura di palazzo viene ucciso abbastanza rapidamente. C'è un nuovo successore, Adriano d'Oro, però anche Adriano d'Oro di lì a poco viene ammazzato. Quindi non fa in tempo ad esprimere una politica estera di qualche tipo. Insomma, a un certo punto Siracusa si trova in un caos politico, in una situazione di instabilità politica importante e pericolosa per i romani. Qui Tito Livio ci racconta bene che il Senato di Siracusa comincia a discutere per vedere se continuare ad essere alleati dei romani oppure lasciarsi tentare e passare dalla parte dei cartaginesi. C'è una discussione ampia su cosa convenga fare alla città e ci sono dei momenti anche di discussione molto feroce, di contrapposizione molto forte, quasi violenta, Tito Livio ce lo dice, però a un certo punto emerge questo ragionamento. I Romani sono un alleato stabile che negli anni è rimasto fedele, è rimasto coerente, mentre invece i cartaginesi altre volte hanno cambiato un po'
le carte in tavola. Quindi alla fine conviene rimanere con un alleato che conosciamo piuttosto che con un alleato un po' incerto. Quindi alla fine Siracusa in questa fase decide di rimanere dalla parte dei Romani. Quello che invece però cambia le carte in tavola è la presenza di due fratelli, Ippocrate ed Epicide, che invece vogliono la guerra con Roma, vogliono che Siracusa si allontani da Roma e cominciano a organizzare dei torbidi molto complessi per fare in modo di liberarsi dall'influenza romana. Ippocrate ed Epicide, quindi questi due fratelli, che erano comunque degli aristocratici, dei senatori siracusani, erano personalità di rilievo e importanti, hanno una prima occasione per andare contro i romani. L'occasione arriva perché i Leontini, che abitavano le zone vicino, a un certo punto, per via di alcune incursioni nei loro territori, si rivolgono a Siracusa e chiedono l'appoggio dell'esercito di Siracusa. Allora Ippocrate si rende conto che i Leontini sono ostili ai Romani, tendenzialmente sono anti-Romani. Allora cosa fa? Ippocrate va presso i Leontini, li aiuta a mantenere la sicurezza dei loro territori e nel bel mezzo di queste operazioni attacca una guarnigione romana e quindi provoca i Romani. A questo punto il console che è in carica in quel momento, il console Marcello, riceve questa notizia, cioè della guarnigione romana attaccata, e manda subito un messaggio e dice: attenzione, noi abbiamo Ippocrate ed Epicide che stanno tramando contro i Romani. Quindi noi chiediamo alla città di Siracusa, se vuole rimanere nostra alleata, di cacciarli, non solo da Siracusa, ma da tutta la Sicilia. In particolare chiediamo che vengano messi in esilio a Locri. Quindi da parte dei Romani c'è un ultimatum, perché qua la provocazione c'è stata. Allora, vedendo che, e qua questa parte della storia la sto un po' semplificando, vedendo però che il meccanismo funziona, anche Epicide raggiunge i Leontini, comincia a sobillare, continua a sobillare i Leontini contro Roma, che alla fine si schierano apertamente contro Roma e anche contro Siracusa. A questo punto i Leontini sono contro i Romani, anche contro i Siracusani, e quindi il console Marcello interviene contro i Leontini. Interviene con il suo esercito, i soldati attaccano e conquistano facilmente gli avversari e vincono la battaglia. Ippocrate ed Epicide, che si trovano lì e vengono sconfitti, rapidamente scappano dalla città. Però non si danno per vinti. Se comunque hanno avuto questa sconfitta, trovano nuovamente un modo per continuare ad attaccare i Romani. Qual è questo modo? Ippocrate ed Epicide si presentano di fronte al Senato di Siracusa e utilizzano la presa della città dei Leontini come scusa. Dicono: i Romani hanno compiuto delle stragi orribili, non hanno avuto rispetto né per anziani, donne, bambini, non hanno avuto pietà, hanno violato tutti quanti i trattati. Addirittura presentano delle lettere che avrebbero intercettato, ma che in realtà avevano scritto loro. Addirittura portano dei testimoni falsi, dei testimoni corrotti, che dicono: sì, i Romani sono stati spietati, hanno violato tutti i trattati. E alla fine dicono: avete visto quanto sono pericolosi i Romani? Non possiamo averli come alleati, dobbiamo andare contro i Romani. E sono tanto bravi che il Senato di Siracusa cambia la sua opinione, accoglie i due fratelli e decide di rompere i patti con Roma e quindi di iniziare la guerra contro i Romani. Siamo arrivati all'assedio di Siracusa. Il console Marcello, con un considerevole quantitativo di soldati, ha il compito di assediare Siracusa e prenderne il controllo, perché Siracusa è troppo importante nel Mediterraneo per lasciarla ai cartaginesi. Però attenzione, perché la sfida non è affatto facile. Qui noi abbiamo Polibio che nelle sue storie ci descrive con molta attenzione e con molti dettagli la situazione e le fortificazioni di questa città di Siracusa. Siracusa aveva 27 chilometri di cinta muraria. Era anche una cinta muraria che era posizionata in alto, a strapiombo, quindi era molto difficile da raggiungere. E c'erano pochi punti di accesso a questa città, quindi era una città particolarmente difficile da assediare. Allora il console Marcello decide di cominciare il suo assedio attaccando da due parti.
prende uno dei suoi generali, Pulcro, gli fa stabilire un accampamento sulla terra a piccola distanza, a breve distanza da Siracusa, e con delle scale, con dei graticci, si avvicina all'Exapilon, che sarebbe il punto terrestre di più facile accesso per Siracusa, e quindi lancia un attacco via terra. Nel frattempo, il console Marcello in persona guida una forza di attacco navale, che quindi attacca per mare. Lui ha a disposizione 60 navi da guerra, che muove verso la zona della Acradina, e però il console Marcello, oltre a questo, ritiene di avere un asso nella manica, che sarebbe la Sambuca. Che cos'è la Sambuca? La Sambuca è questo, dovete immaginare una nave da guerra romana. C'era sulla prua della nave da guerra romana, c'era una scala molto lunga, però era dotata anche di bordi e addirittura anche di un tetto, quindi era una specie di scala allungata, protetta, chiusa, che sporgeva dalla prua. Quando la nave si avvicinava alle mura, prendevano con delle funi, tiravano su questa sambuca, che si chiamava così, si avvicinavano ancora un poco e poi rilasciavano la sambuca in modo tale che questa si appoggiasse alle mura nemiche. Cioè questo era praticamente un metodo, una costruzione che consentiva di passare dalla nave, passare attraverso la sambuca e subito attaccare le mura a strapiombo sul mare. Questa era la sambuca e Marcello aveva grande confidenza in questo strumento che per lui era l'avanguardia. Con questo metodo i soldati dalla nave subito si arrampicavano attraverso la sambuca, attaccavano le mura e avrebbero subito preso la città. Effettivamente bisogna dire che era uno strumento molto ingegnoso e pericoloso per una città che si deve difendere. Però qui entra in gioco un fuoriclasse. Siracusa può giocare e può contare sulle macchine di Archimede. Archimede non ha bisogno di presentazioni, cioè uno dei più grandi geni della storia dell'umanità. Allora, Archimede è siracusano, è a Siracusa nel momento dell'assedio e quindi ad Archimede viene dato il compito di elaborare delle macchine che possano difendere Siracusa dall'attacco romano. E Archimede dà veramente del suo meglio. Cosa accade? Innanzitutto Archimede organizza una serie di armi da lancio. Alcune armi da lancio, molto forti, molto pesanti, che possono lanciare i loro proiettili molto lontano, cominciano a bersagliare le navi romane. Poi prende delle armi da lancio un pochino più piccole, che hanno una gittata media, e questi strumenti con una gittata media attaccano le navi che riescono a passare. Addirittura ci sono delle feritoie all'interno delle mura di Siracusa, alte quanto un uomo, e dentro queste feritoie mette degli arcieri, che invece attaccano quelli che sono riusciti ad arrivare vicino vicino alle mura. Cioè, in altre parole, cosa accade? Archimede riesce a organizzare in maniera mirabile delle armi da tiro e a qualunque distanza vieni costantemente bersagliato da ogni tipo di frecce, giavellotti, massi e chi più ne ha più ne metta. Quindi avvicinarsi alle mura diventa particolarmente difficile perché l'organizzazione di Archimede è mirabile. Ancora di più, qua quasi tocchiamo la fantasia, ma invece Polibio e anche Tito Livio ce lo descrivono bene. A un certo punto Archimede addirittura prepara delle enormi, possiamo paragonarle a delle enormi mani metalliche che vengono allungate fuori dalle mura e con queste enormi mani lui praticamente prende a schiaffi letteralmente le navi romane e le rovescia. E addirittura noi abbiamo sia Polibio che anche Plutarco che ci riferiscono le parole di Marcello, Marcello a un certo punto, vedendo questi strumenti meravigliosi, dice: accidenti, questo Archimede con le sue armi prende e rovescia le mie navi come se fossero dei bicchieri e io rimango così con le briciole. Queste sono più o meno le parole che dice Marcello in quella situazione. E ovviamente se sul mare c'è questa situazione di vantaggio per i siracusani, non va meglio sulla terra, perché anche Pulcro viene attaccato sia con le armi da tiro, ma anche con queste enormi mani che prendono manciate di legionari, le sollevano da terra e le schiacciano
E quindi in questo modo Archimede, dimostrando tutto il suo genio, fa strage dei romani e la situazione per Roma e per il console Marcello si complica parecchio. A questo punto Marcello è in crisi. È in crisi perché con la forza non riesce a prendere Siracusa. Quindi le fonti ci riportano che lui è particolarmente preoccupato. Una seconda strategia che Marcello cerca di utilizzare è prendere la città per fame. Dice, va bene, allora prenderò Siracusa per fame. E quindi organizza tutta una serie di blocchi per cercare di impedire che i siracusani possano ovviamente ricevere rifornimenti. In realtà questa strategia da parte di Marcello all'inizio funziona, perché all'interno di Siracusa si aprono dei dibattiti e dicono: accidenti, ci stanno prendendo per fame, non è che conviene arrendersi per tempo e contare sulla clemenza dei romani? Mentre altri dicono: no, bisogna resistere ad oltranza, non bisogna cedere. Quindi Siracusa comincia a preoccuparsi. Quello che interviene in questo momento sono i cartaginesi, guidati dalla grande mente di Annibale. Annibale, mentre è in Italia, però gestisce gli affari in tutto il Mediterraneo. E allora Annibale manda Imilcone, uno dei suoi migliori generali, manda Imilcone e i cartaginesi continuano a dare rifornimenti ai siracusani. E questo meccanismo prosegue per mesi. Quindi i siracusani, ricevendo continui rifornimenti dai cartaginesi, che così si vogliono ingraziare Siracusa e farla passare dalla loro parte, hanno la capacità di resistere tecnicamente all'infinito. E quindi anche questo tentativo fallisce. Purtroppo per Marcello, Siracusa non può essere presa nemmeno per fame e la situazione per i romani diventa drammatica. A questo punto abbiamo anche delle fonti, in particolare Polibio, che ci spiegano come Marcello è assolutamente disperato, perché la situazione ormai si protrae da diversi mesi, lui sta per compiere una figuraccia colossale con tutto il senato romano, ha perso comunque migliaia di uomini, quindi è sull'orlo della disperazione. A un certo punto sembra che Marcello abbia cominciato a pensare che forse era meglio togliere l'assedio a Siracusa e conquistare la città di Agrigento, che forse era più fattibile e più utile in quel momento. Però diciamo che Marcello, prima di levare l'assedio e dichiararsi sconfitto, cerca di prendere Siracusa almeno con un ultimo tentativo, cioè con una mossa di intelligence, potremmo dire, cioè con dei disertori, cercando di corrompere alcuni siracusani. Allora, gli uomini dei Romani, gli uomini di Marcello, cominciano ad avvicinarsi a Siracusa. Cercano all'interno di Siracusa quelli che sono filoromani, che vorrebbero fare la pace con i Romani, e sono disposti anche ad aprire le porte di Siracusa per andare incontro ai Romani. Si sta organizzando un complotto di questo tipo quando accade però che uno dei personaggi, che si chiama Attalo, che non era stato coinvolto, decide di denunciare tutto quanto ad Epicide. Epicide individua tutti quelli che stavano per aprire le porte ai romani e li fa giustiziare tutti quanti. E quindi questo complotto purtroppo fallisce per le rivelazioni e per il tradimento di questo Attalo. Però di lì a pochi giorni c'è un'altra piccola grande occasione. Qual è questa occasione? Cosa accade? È molto delicato. Allora, a un certo punto da Siracusa parte un ambasciatore che si chiama Damippo. Damippo aveva l'ordine di raggiungere Filippo di Macedonia per chiedere il suo aiuto contro i Romani. I Romani però intercettano Damippo, lo catturano e lo interrogano e vengono a sapere che Epicide ci teneva particolarmente a questo Damippo. Si trattava di una persona a cui Epicide era molto legato. E allora, visto che era stato catturato una persona così cara, immediatamente si organizza un incontro tra i Romani e i Siracusani per la restituzione di questo Damippo. C'è questo incontro. Sappiamo che poi Damippo viene anche restituito, ma accade una cosa. Durante questo incontro, un soldato romano si rende conto che c'è una porzione delle mura di Siracusa, una particolare zona delle mura di Siracusa, che contando i mattoni capisce che con delle scale neanche troppo lunghe potrebbe essere raggiunta e superata.
Cioè, sostanzialmente, per questo caso, i romani sono riusciti a trovare un punto che potrebbe effettivamente essere attaccato. E poi arriva a Marcello, oltre a questo, un'altra informazione. I siracusani, per i prossimi 3 giorni, festeggeranno la dea Artemide. Saranno impegnati in festeggiamenti, saranno molto probabilmente ubriachi e distratti, e quindi oltre al punto propizio c'è anche un momento in cui i siracusani abbasseranno la guardia. Questo potrebbe essere la soluzione dell'assedio. Siamo arrivati al momento in cui Marcello ha un'occasione imperdibile, forse l'ultima occasione di prendere Siracusa. E allora, con questa cartina dell'antica Siracusa molto bella e particolareggiata, vediamo come si muovono gli eserciti. L'attacco avviene di notte. Molto silenziosamente, Marcello prende prima dei centurioni, dei tribuni che esplorano un po' il luogo e si avvicinano alla zona dell'Esapilo, si chiama zona dell'Esapilo. Mano a mano lui fa arrivare silenziosamente, quatti quatti, fa arrivare i soldati, fino ad arrivare a 1000 soldati. Questi soldati prendono le scale, silenziosamente le appoggiano sulle mura, arrivano sopra le mura e le sentinelle non si accorgono di nulla, quindi molto silenzioso. Cominciano a accumularsi i soldati sulle mura, riescono a scendere dalla parte interna delle mura e quindi riescono a penetrare all'interno di Siracusa. Lì avviene uno scontro, perché invece c'è un'altra zona, che è quella indicata qui in cartina, dove invece le sentinelle si accorgono che sono arrivati i romani e comincia una battaglia furiosa. Cominciano degli scontri che fanno molto rumore, molto clamore, e quindi all'interno di Siracusa romani e siracusani adesso stanno combattendo fieramente. Allora Epicide, che si è reso conto che i romani sono addirittura penetrati dentro Siracusa, prende tutto il suo esercito che non è impegnato e scappa nella zona dell'Acradina, che è la zona più fortificata, a strapiombo sul mare e quindi più difficile da prendere. A questo punto, allora, l'esercito romano dilaga in una parte di Siracusa e, in particolare, a Marcello, con prudenza però, feroce ma con prudenza, fa accampare i suoi soldati in 2 quartieri, Neapolis e Tica. Quindi i soldati si accampano in queste 2 zone. Alle loro spalle c'è un punto importante, il castello Eurialo, che è nelle mani di Filodemo. Questo è un punto importante perché in realtà si trova alle spalle dei soldati romani e Marcello non può proseguire avendo il nemico alle spalle. E allora comincia ad avviare delle trattative con Filodemo per farsi consegnare questo punto strategicamente importante. Inizialmente Filodemo fa resistenza perché spera che arrivino aiuti dai cartaginesi. Ma siccome poi si rende conto che gli aiuti dei cartaginesi non arriveranno, consegna il castello ai romani. E adesso Marcello, senza più il pericolo alle spalle, si può concentrare sull'assedio dell'Acradina, cioè dell'ultima parte di Siracusa. In realtà, che cosa accade? Accade che i cartaginesi comunque a un certo punto sbarcano in forze. I Milcone, per esempio, sbarca nel porto più grande e comincia ad attaccare i romani dentro Siracusa. E più a nord il generale cartaginese Bomilcare sbarca e anche lui tallona i romani. Quindi c'è veramente una situazione in cui i romani stanno assediando i siracusani e i cartaginesi assediano i romani. Quindi abbiamo, capite bene, che noi abbiamo una situazione di altissima tensione e di combattimento totale.
A questo punto possiamo dire che ci si mette di mezzo il destino, perché a volte le battaglie si vincono così. Cos'è il destino? La battaglia e questo assedio ha una specie di pausa. Una pausa dovuta al fatto che si scatena un'orribile pestilenza. Perché migliaia e migliaia di soldati ammassati con il caldo, con l'umido, ovviamente le condizioni igieniche precipitano e si scatena una pestilenza che colpisce tutti, i romani, i cartaginesi, i siracusani. E quindi questo inizia a decimare i vari eserciti e costituisce un po' una sorta di pausa in questo macello. E qui cosa accade? Il punto è che Marcello dimostra di avere una gestione dei soldati migliore rispetto a quella dei cartaginesi, perché molto spesso li aveva fatti accampare all'ombra in modo che non patissero troppo il sole, riesce ad avere un'igiene un po' migliore e quindi in realtà alla fine sono soprattutto gli eserciti cartaginesi che soffrono la maggior parte delle perdite. E i cartaginesi, stroncati dalla epidemia, non sono più in grado minimamente di tallonare i romani, i quali superano meglio dei cartaginesi questo momento di disastro sanitario e di malattia. È arrivato il momento in cui Marcello prende d'attacco la zona della Cradina, l'ultimo degli ultimi attacchi. E in realtà l'attacco della Cradina funziona perché c'è una parte di siracusani all'interno, filo romani, che valuta che magari adesso a questo punto è meglio arrendersi ai romani, che a volte apre le porte e favorisce i romani. Quindi finalmente Marcello, anche grazie alla collaborazione di alcuni siracusani, entra nella Cradina e finalmente ha espugnato fino all'ultima zona della città di Siracusa. Attenzione, qui bisogna dire una cosa, bisogna dire che i soldati romani si trovano di fronte a una città magnifica, una città assolutamente meravigliosa, e allora Marcello dà l'ordine di rubare le ricchezze, ma di non distruggere la città e non uccidere la popolazione. Anzi, si dice addirittura che a un certo punto avrebbe pianto vedendo quanto bella era la città che aveva appena conquistato. E adesso c'è una parentesi. Cioè, come un quadretto, c'è la morte di Archimede. Sulla morte di Archimede noi abbiamo la fonte principale, Plutarco, che ci tramanda tre versioni. Versione numero uno. Nella versione numero uno i legionari hanno conquistato Siracusa, hanno conquistato la Cradina e un legionario sfonda la porta della casa di Archimede. E Archimede è tutto intento a risolvere dei problemi geometrici. Addirittura sta tracciando dei solchi con la sabbia e sta facendo tutti dei calcoli. Secondo questa versione, Archimede, stizzito, avrebbe detto: non rovinare i miei solchi, non mi interrompere, non rovinare i miei calcoli. E allora il legionario, indispettito, lo trafigge col gladio e lo uccide per questa mancanza di rispetto, no? Per questa risposta stizzita. C'è una seconda versione, sempre di Plutarco, che dice sostanzialmente la stessa cosa. Però dice che in realtà Archimede avrebbe pregato: ti prego, lasciami finire il mio problema, lasciami finire il mio esercizio, voglio arrivare prima alla soluzione dell'esercizio, per favore. E invece il legionario in maniera brutale lo avrebbe ucciso senza tanti complimenti, senza neanche quasi ascoltarlo. E invece una terza e ultima versione sarebbe ancora diversa, cioè Archimede, resosi conto che ormai Marcello aveva vinto, avrebbe preso tutti i suoi strumenti, anche tutti gli strumenti di calcolo, li stesse portando, e uscito dalla casa tutto pieno, magari alcuni legionari avevano scambiato queste ceste per qualcosa pieno di pietre preziose o di soldi o di beni, e allora lo avrebbero ucciso per derubarlo. Ecco, questa è la terza versione. In realtà non sappiamo esattamente quale di queste tre versioni sia verosimile. Molto probabilmente la prima, perché solitamente Plutarco racconta all'inizio le versioni su cui ha avuto più fonti e più riscontri. Sappiamo però, allo stesso tempo, qua ce lo dice Polibio, che invece il console Marcello non voleva ammazzare Archimede. Cioè rimane molto colpito dalla morte di Archimede, molto dispiaciuto dalla morte di Archimede, non voleva ammazzarlo, tanto è vero che l'unica cosa che può fare, erige una tomba molto prestigiosa in onore di questo grandissimo scienziato che comunque era stato un valente avversario. Questa tomba in realtà noi non la conosciamo,
Oggi, lo vediamo nell'immagine, oggi c'è la tomba di Archimede, in cui i turisti vanno a vedere la tomba di Archimede, no? Secondo la tradizione sarebbe questa la tomba di Archimede, ma in realtà noi abbiamo una testimonianza. Cicerone descrive e dice di aver visto in prima persona la tomba di Archimede e la descrizione non corrisponde a questa. Quindi diciamo che qui la storia è un po' confusa. Rimane però il fatto, ovviamente, che viene a mancare nell'ambito di una battaglia, di un assedio, una delle più grandi menti dell'umanità. Allora, qual è il risultato finale? I Romani, conquistando Siracusa, in realtà vincono un assedio e una battaglia molto importante, perché Siracusa era assolutamente fondamentale per gli equilibri del Mediterraneo. Quindi Siracusa poi avrà dei nuovi reggenti che saranno alleati dei Romani, ma certamente togliendo questa città fondamentale dalle mani dei cartaginesi mantengono un punto di controllo importante ai fini dell'intera seconda guerra punica. Allora, abbiamo fatto un viaggio enorme. Questa è stata una battaglia, un assedio molto complicato, però bellissimo. Quindi a questo punto, grazie per aver avuto la grande pazienza di ascoltare tutta questa spiegazione lunga, e vi invitiamo, signori, vi invitiamo a iscrivervi al canale di YouTube. Iscrivetevi al canale di YouTube, perché se non vi iscriverete immediatamente al canale di YouTube, attivando la campanella, seguendo il canale, prenderemo le enormi mani metalliche di Archimede, veniamo a casa vostra e vi schiaffeggiamo e vi fracassiamo, e quindi distruggiamo casa vostra a schiaffi enormi metallici. Per non essere schiaffeggiati in maniera metallica dalle macchine di Archimede, iscrivetevi al canale. Un caro saluto e alla prossima grande battaglia.